Buongiorno e benvenuti a MTG. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero nazionale dei giornalisti seri e delle notizie intelligenti. I giornalisti protestano per l'incessante scollamento della tettonica a zolle tra la Silicon Valley e Casablanca. Queste nuove giornate di sciopero arrivano dopo mesi di vani tentativi di superare l'era paleozoica che da millenni affligge il mondo mesoinformazoico italiano. Ci scusiamo con i telespettatori, chi vi parla è stato autorizzato da CRMPQTS 007. Comitato, redazione Meridiani e Paralleli, quando tramonta il sole. 007, missione GA, giornalisti anonimi. E ora i fatti del giorno. Dati davvero datati dimostrano che l'esame radiocarbonico e anidritico effettuato sul lenzuolo sindonico, meglio conosciuto come sacra sindone, rivela il nuovo e vero volto dell'Untissimo Signore. La straordinaria immagine a Cheropita è stata nei mille, non più mille millenni, ricucita da pazienti ed egitti, suore Clarisse. Oh, Issa! Oh, Issa! Con scampoli scampati all'incendio. Con scampoli scampati all'incendio. Con scampoli scampati all'incendio, le monache hanno lasciato ai posteri l'ardua sentenza che pone fine alla carenza di credenza. La speranza è una danza che si balla nella latitanza. Vediamo il servizio di Felice Trapasso col montaggio di Bianca Lapide. Grande e numerosa estensione di folla ieri in occasione della pubblica ostensione della Sacra Sindone. Fedeli e curiosi da tutto il mondo, tondo e giocondo, e dal globo terracqueo si pigiano, anche in pigiama, per ricevere lustro, lustrini, paillettes, cotillon. Ora vi mostriamo in anteprima planetaria il vero volto di colui che fu primo ministro che ha governato e retto in modo retto e solamente con il retto il bel paese da lui protetto. Passiamo alla seconda e ultima notizia di oggi. L'araba pernice di Woodstock risorge dalle proprie ceneri dei suoi arti teneri ed eterei e nella metropoli metropolitana di Pornassio milioni e milioni di ragazzi provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento nella famosissima piazza di Iron Will, Pell. Del 40.9841. Vediamo il servizio di Costante Melodia col montaggio di Gina Va. Il servizio, come abbiamo detto, è di Costante Melodia e il montaggio di Gina Va. Forse ci sono problemi tecnici e estetici. E Gina?
va? Il servizio? Va il servizio? Oh Gina? Ma va! Va Gina? È pronta col servizio di melodia costante. È partito oggi il Pornassio Live Musical Festival Caramba Solé. Gina, non va! Hai sbagliato servizio! Gina? 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 Ora va Gina? Ha riattaccato. È partito oggi il Pornassio Live Musical Festival Caramba Solé. Re del palco il gruppo sempre più sciolto, gli Imodium. Ero annoiato ed abbastanza giù, non c'era niente neanche in TV. All'improvviso tutto è cambiato, del suo sapore mi sono innamorato. Pa 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 parmigiano re. Prepariamoci allora per il picnic all'aperto. Domani il sole battezzerà le vostre teste urlanti e festanti come vipere cornute seccate sulle rocce. Gradita conferma ci giunge dal meteo condotto da acqua azzurra. Un massimo anticiclonico chiuso ad ovest dalla bassa Ovaletta mantiene attivo un promontorio su Guarani centro-occidentale. Tuttavia tende gradualmente ad assumere ingenti proporzioni preoccupanti su Bornassio centrale. In particolare, un massimo depressionario chiuso su Arosha interessa l'Iron Wheel, associato ad un forte sistema frontale occluso intestinalmente verso l'interno. Quindi, come dire, sul nostro comparto, su Bornassio, in particolare la piazza Iron Wheel, che ospiterà il Bornassio Live Musical Festival Caramba Solé, il tempo non sarà proprio dei migliori, anzi diciamo che ci sarà qualche piccola nuvoletta. Beh, diciamo proprio che è diluvia, piove come Dio la manda. Allora, due cani ci sono, grandi, bravi, bravi. Due minolli, eccoli qui, ci sono. Due procioni, ci sono. 222 pulci, ci sono. E poi ci sono due coccodrilli. Come che non manca più nessuno? È l'oca? Vedi, ma l'oca! Eccola qua l'oca! Allora andiamo! Andiamo! Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e... arrivederci!